Buongiorno e benvenuti alle buone ricette di Pam e Panorama. Io mi chiamo Anna Maria e oggi vi insegnerò a realizzare la torta mimosa. Prepareremo questa ricetta ad un costo contenuto. Per la realizzazione di questa ricetta sono necessari 50 minuti, 30 minuti di preparazione e 20 minuti per la cottura, più 2 ore di riposo. Gli ingredienti indicati sono sufficienti per 8 persone e il livello di difficoltà è medio. Ecco i prodotti per la ricetta di oggi. Le uova fresche e latte intero biologico Pam Panorama, lo zucchero bianco, l'amido di mais e la panna Pam Panorama, lo zucchero a velo, l'aroma di vaniglia, il rum e il pan di Spagna già pronto. Ecco gli ingredienti per la ricetta di oggi. 500 g di latte intero, 2 tuorli, 2 uova, 100 g di zucchero, 30 g di amido di mais, mezza stecca di vaniglia, 200 g di panna, 50 g di zucchero a velo, per la bagna alcolica, 100 g di rum, 60 g di zucchero e un pan di Spagna. Accendiamo il nostro piano di cottura, inseriamo il latte. Ed andiamo ad aggiungere la vaniglia. Mezza stecca è più che sufficiente, andiamo a inciderla nella lunghezza in modo tale da fare in modo che i semini che sono all'interno riescano ad aromatizzare la nostra crema appunto durante la cottura. Nel frattempo continuiamo la preparazione della crema pasticcera. Montiamo le uova, quindi le 2 uova intere e i 2 tuorli con lo zucchero semolato. Il latte è caldo e quindi andiamo a versarlo sull'impasto che abbiamo preparato di uova e zucchero. E andiamo a riversare il tutto in pentola per fare in modo che la nostra crema si addensi con il calore appunto. La crema pasticcera è pronta, si è ben addensata, adesso andiamo a trasferirla all'interno di questa ciotola. E poi la faremo riposare coprendola con la pellicola, come si diceva prima durante la lavorazione. Ora la faremo raffreddare a temperatura ambiente e poi successivamente in frigorifero se abbiamo deciso di prepararla il giorno prima. La crema pasticcera sta riposando e continuiamo la preparazione della nostra ricetta montando la panna con lo zucchero a velo. Perfetto, la panna è montata e siamo pronti per aggiungerla alla crema pasticcera. Il pan di Spagna è stato tagliato in 3 fette e naturalmente è un'operazione da fare con un pochino di attenzione. Andiamo a procedere con la preparazione della bagna alcolica, quindi uno sciroppo in realtà, acqua e zucchero profumato con il rum. Portiamo in ebollizione, contiamo circa 5 minuti di cottura, poi spegniamo e lasciamo raffreddare e siamo pronti per farcire e completare la nostra torta. La crema pasticcera si è raffreddata, la panna montata l'abbiamo conservata in frigo, ora montiamo insieme e otterremo la crema chantilly, quindi una crema un pochino più delicata, se volete, e che si stenderà meglio per farcire il nostro dolce. Perfetto, direi che è pronta, bella, della giusta densità e profumata. E ora continuiamo. La bagna alcolica è fredda, la crema pasticcera addizionata con la panna montata, quindi la crema chantilly, è pronta. Il nostro pan di Spagna è tagliato in 3, quindi possiamo continuare con la preparazione del nostro dolce, andandolo a farcire. Quindi andiamo a bagnarlo, in questo caso con un pennello.
Un po' di pazienza, abbiamo ben imbibito la superficie e ora andiamo a decorare con la crema chantilly. Procediamo con la parte finale della nostra ricetta, ovvero il ricoprire il pan di spagna farcito con una dadolada di pan di spagna dell'altro che avevamo preparato precedentemente. I cubetti da tagliare sono piccolini, molto sottili. Andremo a togliere la parte più scura in quanto abbiamo bisogno solo della parte centrale, quella interna più chiara e soprattutto più morbida. La nostra bella cubettata di pan di spagna è pronta e quindi continuiamo, anzi terminiamo, la preparazione del nostro dolce. Ora incolliamo i pezzettini di pan di spagna, i nostri cubetti. La nostra torta è pronta, la andremo a decorare con un po' di zucchero a velo. Possiamo servirla. Vi do un paio di consigli. Il primo è legato alla bagna alcolica. Se questo dolce è destinato a dei bambini o delle persone che non amano i liquori, potete sostituire il rum con del succo d'arancia o un altro tipo di succo di frutta che più vi piace. In questo modo non si creeranno, diciamo così, dei piccoli disagi. E come ultima cosa, ma molto importante, abbiamo detto che è un dolce che si può preparare anche in anticipo, sia nei diversi ingredienti che nel singolo dolce assemblato. In quel caso, prima di portarlo in tavola, mi raccomando, conservatelo in frigorifero fino a quel momento. E buon appetito! Vi auguro quindi buon appetito con Pam e Panorama. Per questa ed altre ricette visitate il sito ricette.pampanorama.it.